Ciao a tutti, bentornati, bentrovati. Come promesso, andiamo avanti e diamo continuità ai nostri video che raccontano, con la scusa dei 50 anni della mia carriera di doppiaggio, abbiamo scelto delle serie, dei film che nel corso degli anni hanno lasciato qualcosa di bello o nei nostri cuori, nelle nostre esperienze o anche a livello sociale, di pubblico. E ci faceva piacere condividerle e raccontarvele. Quest'oggi vogliamo, in questo video, vogliamo parlare di 3 anni particolari, che sono il 75, il 76 e il 77, 1975, 1976 e 77. Abbiamo scelto una serie che si chiama Le simpatiche canaglie. Al volante di una Ford, vecchio tipo cabriolet. Era una serie girata negli anni 50, erano le comiche dei bambini, qualcuno di voi se le ricorderà. Io avevo 5 anni, 5 anni e mezzo, quando ho cominciato a doppiare Spanky. Mary aveva un agnellino tutto bianco e ricciolino. Un bel giorno lui scappò, mini 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 mo. Che era uno dei protagonisti di questa serie, un bambino cicciottello, piccolino, ma un vulcano, ed era protagonista di questa serie insieme ad un altro personaggio molto caratteristico, che era Alfa Alfa. Elincasso, non ti preoccupare, ho avuto un'idea geniale. Se lo spettacolo gli piacerà, pagheranno tutti all'uscita. Che era questo ragazzettino con un capello che tirato su dal gel. Erano due criminali, insomma, ne facevano di tutti i colori ed erano delle comiche prodotte dal importantissimo produttore americano dell'epoca, Hal Roach, che era poi il produttore di Staglio e Olio, il produttore dei primi film di Charlot. Hanno una storia un po' triste questi ragazzi, perché erano un gruppo di ragazzi piccoli. Piccoli si intende dai 5, 6, 7, 10, 11 anni, ed erano stati tutti messi sotto contratto della MGM e riscossero un grandissimo successo. Li fecero andare tutti in questi studios dove giravano tutti i giorni le puntate dei Little Rascals, e lì vivevano, studiavano con le loro famiglie. Hanno passato anni, 6, 7, 8 anni. Io li ho doppiati fino al 77, perché poi nel 78, la serie successiva, io ero cresciuto, la mia voce era troppo grande e il personaggio di Spanky venne doppiato poi da Massimiliano Alto, un altro amico e collega che incontreremo poi per qualcos'altro di importante, a breve, fra le altre cose. E appunto questi ragazzi vivevano insieme in questi studios della MGM e per questi 6-7 anni hanno girato questa serie, che ha avuto successo, un successo mondiale. Qui da noi arrivarono negli anni 70. Invece adesso c'è una piccola sorpresa. Aspettate, Allora, la bellezza di questo incontro, perché la sorpresa che vi dicevo sono Giorgia Lepore e Fabrizio Manfredi. Ciao. Che meraviglia! Grazie dell'invito. Ma no, ma grazie a voi, è proprio una cosa. Non si poteva non fare, e quindi voglio dire, abbiamo proprio deciso di farlo, e voi lo Esatto. sapete perché ci siamo sentiti tempo Addietro. addietro. Per parlare proprio di questi The Little Rascals, Sì, e quindi Le simpatiche Si parla canaglie. di ieri, quando è? L'altro Certo. ieri, no? Ci siamo Anzi, visti. io gli ho anche detto, ma come già lo vuoi fare? È successo l'altro ieri. Ma come? Già parli di questo? Sì, parliamo già di questo, perché gli anni, come dicevamo, sono 75, 76 e 77. Loro erano molto, ma molto più grandi di me. E quindi, insomma, come Certo. potete vedere anche adesso, insomma, la Si resa anche vede. fisica. Si vede che Il siamo crollo. molto più grandi di lui. E tu, Giorgia, che cosa facevi? Mi sono detto, Giorgia, quanti anni hai? Io facevo Alfa Alfa. Oh no, il successo è garantito. Non dimenticare che la parte di Romeo la faccio io. Alfa Alfa, Top, top. e tu Fabri, che Io cosa lo chiamavamo Butch, in realtà era Butch. Il mio nome invece ha funzionato proprio bene. Perché all'epoca l'inglese difficilmente si rendeva Sì. come.
adesso i nostri clienti ci chiedono di fare, certo, quindi di essere fedeli. Quasi mai. Quasi mai. Nonostante ci fosse Grazia, che Grazia era un insegnante, che era insegnante di inglese. Io non questa cosa. Io ogni giorno le mando un pensierino, perché è stata una persona importantissima. Sì, almeno sì, per me è stata una persona importante. Credo anche per loro. Per tutti, sì. Ci ha spaccato un po' le spalle. Sì, però ci ha insegnato. Io ancora vado dall'osteopata, però. Quello che siamo ora ce l'ha insegnato lei. Insomma, sì, gli inizi. Le basi. Sì, le basi, sì. Sì, non artistiche, proprio l'essere professionisti. Esatto, il rigore, esatto, il principio. Giorgia, dici due parole di Sandro Tuminelli, direttore di doppiaggio delle simpatiche canaglie. Adorato, questi occhioni azzurri, era un uomo fantastico. Sì. Era un uomo fantastico ed era anche molto paziente, perché mite, con tutti noi piccoli. Mite, buono. Paziente. Però secondo me si divertiva un sacco, era un po' un gatto lui, no? Sì. Un po' sornione, un po' così, guardava, sorrideva. Lui aveva anche dei pupazzi, faceva insieme alla moglie, faceva il teatro, noi facevamo uno spettacolo insieme. Sì, le gabbie hanno le ali. Anche le gabbie hanno le ali. E mi ricordo anche un'altra cosa che io avevo fatto con lui, con mio fratello Davide piccolissimo, e che era come si chiamava quella trasmissione dove io, loro c'erano i pupazzi e noi raccontavamo all'inizio e alla fine quello che succede. Beh, la mia memoria, cioè, era l'altro ieri, però. Che poi lui era, diciamo, il braccio armato era Grazia, lui stava lì, buono, ci regalava la cioccolata, ci metteva in fila. E il fonico di quella serie era anche il papà di un nostro carissimo amico, il signor Pino Storelli, è stato un grandissimo fonico per tantissimi anni, adesso si sta godendo la sua meritata pensione, è un uomo intelligente, e noi lo salutiamo, ciao Pino. E quindi, insomma, io devo dire, se devo condividere con voi un ricordo, è quello che poi forse è la prima serie che ci ha uniti tanto, perché eravamo in tanti in sala, adesso no, come più volte abbiamo detto non si riesce più a lavorare insieme, all'epoca eravamo tutti bambini dai 5 ai 10, 11 anni e stavamo insieme quasi tutti i pomeriggi, o almeno tre pomeriggi a settimana. Facevamo merende, tante merende. Tante merende, le nostre mamme o le nostre nonne che ci accompagnavano, le nostre mamme che facevano amicizia, rimanevano tutto il pomeriggio a parlare nelle sale d'aspetto e che con grande pazienza aspettavano che finisse questo turno di doppiaggio. Ricordo benissimo la mamma di Giorgia, la mamma di Fabri. Insomma, il ruolo delle mamme nel nostro lavoro, soprattutto di noi da bambini, grazie a loro abbiamo potuto fare questo lavoro, perché sennò sarebbe stato difficile, perché i papà lavoravano. Se le mamme non avessero dedicato tempo per accompagnarci nelle sale... Poi io mi ricordo che per me andare erano i primissimi, credo che fosse la prima serie che facevo. Ma sì, perché non è io che ho iniziato nel primo contributo 74, pure quindi io, 75, pure quindi... infatti è quello. E mi ricordo che però era proprio, cioè, andare a fare il turno di doppiaggio era un premio. Perché veniva tutto il resto, veniva per mia madre, era il terrore degli uffici tecnici, perché diceva: "No, non può venire a questo turno, alla festa mascherata", perché erano più importanti altre cose, no? Quindi se stai buona ti mando al turno, Sicuramente erano altri tempi, insomma, di impegno, di ritmi di fatica zero. Avevamo gli anelli, quindi tra un anello l'unica e l'altro, fatica un po' era imparare a memoria le battute, perché Grazia voleva che si facesse così. Come giusto che fosse. Chiudeva il copione. Non me la ricordo. Lei chiudeva, ci leggeva la battuta, chiudeva il copione. E poi ci dava il ritmo. Ce la faceva imparare a memoria e poi dava l'attacco. Ci dava il ritmo interno con il ritmo. Con i banchetti. Con il morso. I banchetti uno sull'altro. E proprio pochi giorni fa, lo dicevo poco fa a loro, ho incontrato un altro nostro ex collega che non vedevo da quell'epoca. Che lui poi all'incirca. Quindi dall'altro ieri. Dall'altro ieri. Perché Marco Olivieri e Julian Olivieri, che erano due nostri piccoli colleghi dell'epoca, poi smisero di fare doppiaggio e ci siamo un po' persi di vista. E proprio l'altro giorno dicevo: vedi, sembra quasi che poi quando c'è una vibrazione va a sintonizzare. È vero, e stavo passeggiando per strada e mi sento chiamare: "Fabrizio", mi giro, "ma non mi riconosci?" Dico: "Sì, che ti riconosco". Sono rimasto senza parole, erano loro due.
che insieme a noi anche loro avevano doppiato due personaggi, eh sì, le simpatiche canaglie. Che poi eravamo tanti. Una c'era tuo fratello, c'era Davide. C'era un altro, Corrado. C'era Corrado Conforti. Ma sì, c'era pure Claudia. No, Susanna Fassetta. Sì, forse sì. Sai che non me lo ricordo. Forse c'era pure Susi. Corrado me lo ricordo benissimo, Giugio. Cristian non lo so se c'è. No, se c'era. Claudia Razzi nel film. No, Claudia Razzi sì, ma molto poi, più là. Perché più Claudia là è arrivata film negli anni Ottanta. Mi ricordo sì, che sì, poi sì, fece sì, la serie sì, con mia mamma di Occhi di Gatto. Mm. E lei faceva certo una delle tre protagoniste. Io mi ricordo mia mamma che mi lasciava i soldini dalle suore, perché io andavo dalle suore, e io mi mettevo la suora, suor Valeria, mi metteva su un taxi che mi portava... Eh sì, e scendeva con delle slippe e le pizze così, con la Coca-Cola, tutto sudato, una cosa delizia. Io andavo dalle suore, perché andavo anch'io dalle suore, avevo la divisa. Vabbè, la ma tu eri signorina, questa era un la bambino. La maglietta, la camicia bianca, il golfettino blu, e venivo regolarmente presa in giro da Riccardo Rossi, esatto, e Fabio Bocca Nera, perché esatto, arrivavo sempre con sta gonnellina blu. Certo. Magnifico! Venite ragazzi! Però... all'interno di questo doppiaggio, di questo lavoro, che se vorrete potrete andare a cercare in rete, sicuramente troverete c'è tutto quanto, sentirete proprio quell'atmosfera. Ecco, quando ci sentirete parlare qualche contributo, adesso poi lo monteremo anche mentre stiamo qui chiacchierando, di tanto in tanto qualche contributo del doppiaggio lo vedrete anche in questo video, se già non l'avete visto, e sarà molto divertente ascoltare. Se vi concentrerete dietro a quelle parole, ci saranno le nostre risate, le nostre pizze, le nostre Coca-Cola, i nostri pizzichi, i nostri scherzi, il divertimento, perché noi abbiamo sempre preso questo lavoro, grazie a Dio, tuttora. È tutto il segreto del perché stiamo ancora qui, credo che sia questo, fondamentalmente, certo, perché ora con tutti i bambini che fanno da soli, che vanno lì al liceo da soli, terribile, insomma. E poi voglio aggiungere una cosa rispetto a quando è iniziato il doppiaggio. Io credo la nostra sia la prima generazione che realmente è cresciuta insieme. E quindi, perché eravamo tutti bambini, chi è venuto prima di noi erano attori che venivano dal teatro, dal cinema, quindi comunque ognuno portava se stesso, non c'era un legame con le altre persone, se non con qualche collega col quale avevamo recitato. Sì. Noi siamo cresciuti insieme. Sì. Quindi in qualche maniera noi possiamo anche non vederci per anni, a parte che non capita mai. Non capita mai, meno male. Però che siamo qua, c'è un qualche cosa che ci unisce e che ci in un secondo ci riporta a quella sintonia, quell'aria di amicizia, famiglia, fa famiglia, perché siamo cresciuti insieme. E vedrete anche nei prossimi video, dove verranno altri colleghi a partecipare, a festeggiare questi video che stiamo facendo insieme, e vedrete che c'è la nota che caratterizzerà il tutto, sarà sempre questa unione, perché veramente noi siamo cresciuti insieme e sono 50 anni che facciamo insieme questo lavoro. Sì. Beh, hai trovato l'aereo? Sì, purtroppo. Perché? Che è successo? L'aereo ha rotto un vaso e la signora vuole 75 cents. 75 cents? Sono un capitale! E quindi è una cosa, beh, secondo me, è singolare. Sì, perché in questo modo abbiamo anche condiviso poi la vita, qualche modo, no? Sì. Le cose belle, le cose brutte, i fidanzamenti, le prime cotte, poi i matrimoni, poi i figli, poi tutto. Cose anche più brutte, però insomma, no? La vita insieme. Cose belle e brutte fanno parte sempre della delle vita, cose belle. Appunto. Poi alla fine tutto rimane bello. Sono 50 anni, che è sempre l'altro ieri, però. Ma noi continueremo in the fashion. Io penso che la nostra sia veramente una generazione di fenomeni, perché mi capita, dirigendo spesso, insomma, mi capita di avere colleghi di quando eravamo bambini, colleghi che sono venuti dopo, cioè la differenza è abissale, ma non fosse altro per la preparazione, anche proprio per l'essere professionista, non solo per il talento è un'altra cosa e chi ce l'ha ben venga, ma insomma era proprio la formazione professionale, l'attaccamento al lavoro, il rispetto per il lavoro, che è sacro. Noi sono 50 anni che stiamo là, eppure alle 9 meno 10 arriviamo al turno proprio come soldatini, vabbè, insomma, per dire che comunque siamo quadrati e siamo stati cresciuti così, e devo dire che noi siamo stati cresciuti con l'insegnamento che quando arrivi al leggio e sei ormai siamo da soli, vabbè,
Ma si è in due, si chiede da che parte vuoi stare? Come no, sì. Dici adesso. Figurati. No, no. Di taglio, ti metti, sì. Poi dici la battuta. Dici a destra, se c'è chi tiene la cuffia a destra, chi la tiene a sinistra. Noi siamo stati molto fortunati a conoscere e a essere stati formati da gente capace, che sapeva insegnare. E non faceva scuole, ma insegnava. Ma insegnava sul campo. Sapeva insegnare molto bene, sì, prima l'essere professionisti e poi il lavoro del doppiaggio tecnico e artistico. E anche perché abbiamo cominciato in un momento in cui, cioè, non era tutto così tecnico, no? No, assolutamente. C'erano dei tempi molto dilatati. C'erano dei tempi più lunghi, c'era proprio il tempo. Ma io mi ricordo... Non ti dicevano se dici correre, manca una R, la prendiamo e la mettiamo, sì, no? Sì, la rifacevi. No, e la rifacevi tutta. Ecco perché bisogna provare, riprovare, perché se sbagliavi... Sbagliavano tutti, infatti questo errore io mi ricordo quando ero bambino, che stavo a leggere con degli adulti che sbagliavano. E quindi io dicevo, quando sbaglio, cioè, dovevo rifare tutto, che succedeva, ferma in coda, accendevano la luce, quando si rompeva la pellicola, faceva tutta una cosa così, e quindi bisognava fermare tutto, doveva arrivare il proiezionista e tagliare quel pezzo che si era rotto, rincollarlo con un pezzo di la pressa, e quindi poi rigenerare quell'anello, si chiama anello perché era un pezzo circolare di pellicola che girava, no? E quindi si chiamava io mi ricordo anello. Le moviole dove li tagliavano, le famose matite con le quali scrivevano bianche, le rubavamo tutti, e sincronizzavano nelle moviole, quindi tagliavano proprio tagli e cuci, era proprio veramente un lavoro artigianale, c'era il tempo. E poi, se vi ricordate, i grandi dell'epoca non facevano la televisione, facevano solo cinema, è vero. Non facevano quelle pochissime serie che c'erano, loro non le consideravano. Poi piano piano hanno cominciato un po', perché ne venivano sempre di più. E vabbè, poi c'è stato l'avvento delle reti private, ma quando abbiamo cominciato noi c'era Rai 1 e basta, non c'era altro. E cinema a volontà. Ecco, noi abbiamo avuto questa infanzia felice, devo dire, veramente molto felice. Sì. E come dicevo prima, perché abbiamo fatto un piccolo video di benvenuto prima di potervi presentare, e questi poveri ragazzini che in qualche maniera hanno fatto i Little Rascals non tutti hanno avuto una vita felice, perché loro erano sotto contratto, vivevano all'interno degli studios dove lavoravano tantissime ore al giorno, studiavano e lavoravano. Sono arrivati al successo perché la MGM li ha portati veramente a un grandissimo successo, però poi, finita questa serie, li hanno abbandonati e loro si sono ritrovati intanto senza avere più nulla, contratti capestro, perché se andate a leggere comunque in rete tutta la storia di questa serie, loro si unirono anni dopo e cercarono di fare una causa anche contro la MGM, contro la Roche, perché avevano firmato le famiglie dei contratti capestro dove loro non avevano riconosciuto nulla, non avevano una royalties, non avevano niente, quindi finita quella cosa lì si sono ritrovati in mezzo a una strada. Alfa purtroppo è stato uno di quelli che è morto per primo, perché a 20 anni... ci picchia. Sì. Credo anche prima, credo 16 tipo. Non mi ricordo l'età esatta, ma insomma tra i 16 e i 20 lui era veramente senza il becco di un quattrino, e trovando un cane sul quale c'era una taglia, andò a portare questo cane alla persona che aveva messo la taglia per ripagarlo, ma lui voleva molti più soldi della taglia che questa persona aveva messo per il cane. Cominciarono a litigare e questo signore tirò fuori un fucile e gli sparò. Oh, madonna! Sì. E quindi Alfa perse la vita in questo modo. Ma Butch, che era il personaggio che faceva Fabrizio, insieme a McFarland, che era l'attore che faceva Spanky e che doppiavo io, insieme ad altri 3 o 4 ragazzi, hanno fatto per tutta la vita, intentato cause alla MGM per cercare di riuscire ad avere riconosciuto qualche diritto del lavoro che loro avevano fatto, ma non ci sono mai riusciti. E quindi, insomma, qualcuno ha avuto una vita comunque tranquilla e serena, perché al di fuori di questa serie ha investito, ha trovato nuovi interessi, ma tanti, come spesso succede quando di botto arrivi al successo e poi ti buttano in mezzo a una strada, e hanno avuto delle vite veramente Poi c'è stata infelici. Anche la guerra di mezzo, no? C'è stata la guerra? No, non credo, perché hanno cominciato nel 50 loro a girare. No, 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 no,
No, hanno cominciato molto prima. Sì? Hanno cominciato molto prima, se non sbaglio addirittura... 38, 39? A cavallo? È finito nel 45, poi non so se è finito con loro o se è subentrato qualcun altro, ma è stata una cosa... all'inizio erano mute. Pensa un po'. Credo nel 22-23 è cominciato. A cavallo fra il muto e il sonoro, sì. Quindi bianco e nero, ancora ci sono, ancora qualcuno le trasmette nelle reti private, online, ci sono molte puntate, insomma. Era divertentissimo. Però loro erano straordinari, sì. Dei bambini straordinari. Alfalfa faceva delle facce, sì. Io mi divertivo a sì, vabbè, non vi raccontiamo quando, io e Fabrizio, insomma, leggevo insieme, non si poteva proprio stare, no? Perché no, vabbè. Bastava averlo vicino e per me con partiva... lui ancora adesso, devo dire, non è che... Difficile, infatti lavoriamo da soli. Noi siamo più seri, ma con lui è così. Ci hanno dato la scusa che adesso bisogna dividere le piste, ma secondo me ci fanno lavorare da soli, così produciamo di più. Che dire, è sempre bello stare con voi, sono contento che siamo riusciti a fare questa cosa insieme, che è nata così per gioco anche con Luca, di creare questo canale per... con la scusa dei 50 anni di carriera, raccontarci in virtù della carriera di 50 anni. Io li ho fatti l'anno scorso? Può essere. Certo. L'anno scorso. Certo. E quindi, insomma, alla fine, chi più chi meno, stiamo tutti siamo su quella... la generazione di fenomeni. .org. Chi non partecipa al doppiaggio, chi non fa questo lavoro, non lo può capire, ma... Chi mi rivolgo a chi invece questo lavoro lo fa, e la facilità, la semplicità con cui facciamo delle cose meravigliose, facciamo tutti, chi in un modo, chi nell'altro, cioè la conoscenza, la capacità con cui svolgiamo questo lavoro, e devo dire proprio tutti, perché... Non mi viene in mente una persona che è rimasta indietro rispetto a quando eravamo piccoli, quando giocavamo con la palletta di carta con lo scotch. Non me lo ricordo. Ecco, siamo rimasti fenomeni, perché andiamo... io me ne accorgo stando dietro, in direzione eccetera. Certo. Arrivano loro e sembra come bere un bicchiere d'acqua, la cosa più facile del mondo, e non lo è, ve lo assicuro, non lo è, eppure è stato così, e così è, e questo, insomma, spero che sia fonte di semini che riusciamo a far germogliare, che magari dopo di noi... Qualcuno faccia tesoro. Sì, sì, certo. Soprattutto, ripeto, a livello proprio umano, di serietà, di professionalità, ecco, insomma, perché il talento... Poi sono arrivati altri, cominciato molti anni dopo di noi, altrettanto bravi, per carità. Ma così tutti però, insieme... Però, è stata una bella sfornata quella. Sì, devo dire... eccezionali, ottimo, grandi, siamo sempre divertiti, sempre e continuiamo a farlo, continuiamo a farlo. E prendiamo il lavoro veramente come deve, come il nostro lavoro deve essere preso, con grande leggerezza, sì, con grande gioia, leggerezza, è facile, è da privilegiati sicuramente. Amici, grazie di tutto. Grazie. Grazie a te dell'ospitalità. Ma grazie a te. No, ma grazie a te.